Ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti in questo nuovo daily vlog. Oggi, come avete detto dal titolo, si cambia casa, quindi prepariamoci a fare borse, valigie, borsoni, cazzi e mazzi, perché a Luna mi vengono a prendere per cambiare. Quindi ci vediamo dopo adesso. Timelapse, vai così! So pleasant about that place. Even your emotions have an echo. There's so much space. Bene ragazzi, sono arrivato nella nuova casa e purtroppo la camera è un po' più piccola di quella di prima, ma ce ne faremo una ragione. Ho anche una vista migliore, sinceramente. Dietro ci sono un sacco di posti dove fare un sacco di timelapse. Ora, come vedete, ogni trasferimento implica il fatto che debba rimettermi a posto. Per fortuna però c'è una scrivania in camera, quindi la settimana prossima torno di nuovo nell'Hotel California. Sarà un po' così, un po' di traslochi, ma va bene, cambiamo aria, cambiamo vita. Niente, adesso mettiamo tutto a posto, dopo vi faccio fare un giro. Guarda che begli occhioni. Ultima cosa, prima che mi dimentichi. Secondo voi, cosa ce ne facciamo di 3 schermi della TV? Cioè, cosa servono? Cosa? Ragazzi, bentornati nel supermercato fantastico degli oggetti mistici. Oggi vi voglio far vedere in questo pezzettino del daily vlog un po' di cose strane che si trovano qua al supermercato, e fidatevi che ce ne sono di così tante che voi non avete idea. Quindi giro delle idiozie da supermercato neozelandesi e poi continuiamo, ciao ciao! Questa ad esempio è una delle cose più schifose che si può trovare all'estero, che è probabilmente una roba spalmabile per non so cosa. E anche questa qua, il marmo, cioè sono veramente cose oscene. Questo tutto il reparto roba tipo cinesate, giapponesate, coreanate, tutte queste cose asiatiche che qua vanno fuori di testa. Barilla c'è, costa $4.59 quello da mezzo chilo di sugo, mentre praticamente una cosa di mezzo chilo di sugo normale costa $1.99, quindi c'è veramente tanta differenza con la roba italiana. Ma questa marca non faceva il detersivo in Italia? Non voglio sapere cosa c'è qui dentro, seriamente. Ragazzi, sapete perché in tutte le ricette che guardate su internet vi consigliano un milione di tipi di spezie che voi non trovate mai in supermercati italiani? Beh, qua in Nuova Zelanda ci sono, e ce ne sono un milione. Ci sono muri di spezie e muri di salse, qualsiasi cosa che può somigliare a una salsa, vedete? È salsa di mele, salsa di cose, salsa di chili, salsa di salsa. Fanno la salsa di salsa, incredibile, incredibile. Siamo qua con uno dei nostri prodotti più amati. Spaghetti in scatola, dato che a volte di voi mi hanno detto: ma dovresti assaggiarli per vedere come sono. Facciamo così: se questo video raggiunge 200 mi piace, io li assaggio. Quindi, se raggiunge questo, io vengo al supermercato e mi compro uno scatolozzo di spaghetti sotto schifo e li assaggiamo insieme e vediamo un po' se moriamo o no. Ci state? Scommessa, partiamo, vai! Ora, per chi volesse saperlo, in Nuova Zelanda non c'è la P, ma c'è la L di loser. No, in realtà è L di learner driver, ma noi pensiamo che sia la L di loser, meglio che la P di pirla, direi. Questo qua è un tecnicismo, però ragazzi, guardate quanto è figa sta scatoletta di sardine. Cioè, che bello è il packaging, mamma mia, guardate che roba. Non è solo questo, cioè guardate quanto è packaging diverso. Do you think you are
Bene ragazzi, questo daily vlog delirante con un po' di cose finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. Come vedete non sono nemmeno più in Evolution, mi sono di nuovo trasferito, sono tornato ad Out of Kelly. Questa è la mia nuova stanza, questa roba enorme che vi farò vedere nei prossimi giorni, che vedrete nei prossimi video che arriveranno sul canale. Vi chiedo ancora scusa se queste due settimane ho rallentato un po', ma come avete visto, fra trasferimento, fra cose varie, fra il fatto che volevo stare un po' da solo, niente. I video riprenderanno tranquillamente, questi daily vlog diventeranno sempre più deliranti perché ci butterò dentro tutto quello che succederà dentro la settimana. Spero vi sia piaciuto il video, mi raccomando mettete un mi piace, se arriviamo a 200 facciamo la sfida degli spaghetti del demonio e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao belli!